Nome: Dario. Claudia. Eugenio. Nome d'arte o nome della vostra band? Gonzos, diciamo anche Al, Etruschi from la Cota. Nome d'arte è Venus in Furs. Eugenio Arbondi. Qual è l'origine del vostro nome? È nato da un poster appeso in camera della mia mamma. Un libro. Un libro. Mi hanno chiamato così da quando ero piccolo. Da dove venite? Toscana, vicino all'Adrello, dove c'è Soffioni, Boracini. Potre, Pisa. Vengo da Collegno, poi mi sono trasferito a Torino, mi sono di Torino. Cosa vi porta qui a Torino? Mi sono suonato. Torino. Mi porta a Torino il fatto di esserci nato. Come vi siete conosciuti? A chi? Con chi? Beh, mi sono conosciuto quando sono nato, io c'ero, cioè ero presente al momento del parto. Siamo amici da abbastanza tempo. Poi io ero diventando i soliti posti. Siamo conosciuti. Zorro l'ho conosciuto in classe, quindi in prima superiore. E gli altri, Gian Piero è entrato quando è uscito in intervista, e Giovanni. Giovanni, il primo concerto che ha visto dal vivo era i Venus in Furs a Tel Aviv nel 2009. Quindi Giovanni è entrato praticamente da mano. Qual è il vostro ruolo all'interno della formazione? Tanto. Economo. Il ruolo all'interno della formazione è quello di scrivere le canzoni e cantarle. Da quanti anni suonate? 8. Da quando avevo 13 anni, quindi 12. Suono da quando avevo più o meno 17 anni, ma non facevo roba mia ancora. Cioè, ho scritto qualche canzone, ma... Il primo concerto che hai visto? Forse è le storie che erano vestiti da Zorro a un festa ambiente. After Hours and Flop. Il primo concerto che ho visto è stato... in quinta elementare. No, minchia, Francesco Guccini. L'ultimo? Mariotto. A Palusa e a The Cage, alle volte. L'ultimo è stato un concerto di Bruno e Sasso, il 4. Per quale folle motivo avete deciso di fare musica insieme? Folle motivo? La prima era per divertimento, perché si vedeva ci usciva un pochino fallo. Poi dopo un po' diventava qualcosa di un pochino più serio e diventava praticamente una professione. Perché come cacciatore si faceva schifo. Perché mi piace ascoltarla e quindi ci provo. Quale canzone di Eugenio Rodondi avreste voluto scrivere voi? Per un bicchiere di vino, un altro bicchiere di vino, poi un altro bicchiere di vino, sono più che è un disco nuovo, no? È un pezzo di un disco nuovo, che non dirò, però è un pezzo di un disco nuovo a sentire. Quale canzone degli Etruschi from la Cota avreste voluto scrivere voi? Con Flags. È un disco nuovo che ora degli Etruschi from la Cota, io sono uno spoiler di dischi altrui, e quindi... l'ho già sentiti, e c'è cioè, un disco nuovo e un altro, quello è. Quale dei Venus in Furs? Chi rompe paga. Beh, forse Cecilia. Qual è il vostro punto di riferimento nel mondo della musica? Saprei tutti. Questa è una domanda ambigua, in che senso? A titolo cumulativo di gruppo, chiaramente è un casino, ognuno ti darebbe cose diverse. A me personalmente seguo molto Jack White, a me piace molto Jack White. Sicuramente il cantautorato in generale, poi c'è di Andrea che è un mostro sacro, non lo tocchiamo. Come vi vedete tra 10 anni? Bene. Molto bene. Male. Mi vedo con la barba, quindi come adesso. Come vi vedete alla fine della serata? Spero bene. Tutto bene, tutto a posto. Male, uguale. Un po' meglio, però sempre male. Alla fine della serata sicuramente più obliquo. Qual è il titolo del vostro ultimo album? Ma glielo devo dire? Quello Braccia qui. Rubata agricoltura, per un'uscita non lo so ancora come si chiamerà. L'ultimo album è Labirinto, che è anche il primo. L'ultimo disco è uscito nostro, I Nuovi Mostri. E quello del prossimo? Il prossimo si chiamerà Ocra. Non ci resta che ridere. Descrivi con un aggettivo il tuo punto di forza. Toscanità. Impatto. Non è un nome, non è un aggettivo però. Il punto di forza forse sono i testi. E quello debole? Toscanità. Ora direi c'è un po', secondo me, un po' di egoismo, ecco, un po' il punto peggiore adesso. Quello debole sono il fatto che non sappia suonare la chitarra. Con il lancio del vostro nuovo disco, cosa credete che cambierà? Probabilmente l'atteggiamento nostro nei confronti del lavoro che stiamo facendo. Tutto. Cambierà che avremo fatto un disco in più. Cosa vi ha portato in Fonarchia Dischi? Ma glielo devo dire. Fonarchia Dischi ci ha portato una collaborazione. L'abbiamo praticamente, sarà presenti già da anni quando stava nascendo. Fonarchia Dischi è stata la conseguenza a tutta una serie di bisogni che c'erano con gli edifici dei gruppi che erano come noi lì in quel momento lì con Nicola. Ti spiace che è... alla capostilla dell'etichetta.
e quindi l'abbiamo costruita mattone su mattone, poi con Sayara che con Nicola ha fatto tutto il resto. Penso la voglia di crescere insieme, il fatto che insieme si possono fare tante cose invece di stare da solo e provarci. L'unione fa la forza, vero? Mi hanno contattato loro, sono stato molto contento e mi trovo da Dio. Fai un saluto. Ciao! Ciao! Ciao mamma! Ciao mamma!